quello da dire. Bene, volevo parlare di come individuare gli spot, che è interessante la domanda che mi ha fatto, non ho visto bene chi. Sostanzialmente, allora, io intanto ho un buon occhio, nel senso che a forza di andare in mare ho capito quali sono i segnali da seguire. Tenete conto che una mangianza, per poterla vedere ad occhio nudo, ci vuole tanto occhio, e a volte io utilizzo anche il binocolo, perché non è sufficiente solo il collo. Negli ultimi anni sono saltati fuori, ci sono delle barche che hanno anche i radar, e dai radar riescono, diversamente da noi con gli occhi, riescono a vedere più lontano ovviamente, e soprattutto a vedere a 360 gradi. Quindi se il pescatore è questo, loro riescono a vedere tutto attorno alla barca. Invece tu che stai correndo in barca vedi nella parte quella che è davanti ai tuoi occhi, diciamo a una angolazione di 140 gradi, 150, e tutto il resto lo perdi. Come si vedono le mangianze? Sostanzialmente si cerca di andare più o meno nella zona in cui si è sentito che dovrebbero esserci le mangianze, e si comincia a guardare in acqua, ma soprattutto in aria, a vedere i gabbiani. I gabbiani hanno un modo di volare completamente diverso se ci sono delle mangianze in giro, se c'è pesce foraggio, o se invece loro sono lì a cazzeggiare e stanno girando per gli affari loro. Quando c'è pesce foraggio, e comunque c'è mangianza e quindi c'è pesce che sta predando, li vedi magari anche abbastanza alti sulla superficie dell'acqua, tipo a 50 metri di altezza, che vanno spediti in una direzione e continuano ad andare in quella direzione senza mai cambiare. Quando fanno quel movimento lì, solitamente io li seguo, magari anche a distanza di 200 metri da loro, li seguo e guardo nella direzione in cui sta andando il gabbiano. In fondo, solitamente, vedi tanti altri gabbiani che girano invece a vortice o comunque si alternano sull'acqua, e allora ti avvicini e lì trovi buonanotte, e lì trovi solitamente, quando vedi tanti gabbiani imbrancati in quella situazione che vi ho appena spiegato, cioè tu vedi un gabbiano che va, o anche due o tre che vanno da varie direzioni, vanno tutti nella stessa direzione, stai tranquillo che nel raggio di 300-400 metri, anche un chilometro, ci sono i loro amici. E allora lì, quando tu vedi i loro amici, sai che c'è la mangianza, ti avvicini, e come fai a riconoscere la mangianza? Io sono riuscito, a forza di esperienza, a capire che predatori ci sono sotto solitamente. Cioè i tonnetti rossi, che vi spiegavo prima, fanno una fuga abbastanza, cioè fanno scappare le prede. Quindi tu vedi le prede scappare e loro dietro che li corrono dietro, sostanzialmente. Cioè che Marco ha alzato la mano. Sì, adesso arrivo. E fanno poca suma. Mentre i tombarelli invece già hanno un altro tipo di mangianza. Tu vedi proprio che ci sono i gabbiani tutti seduti molto vicini, imbrancati, e non vedi ancora la schiuma, perché i gabbiani, quando si abbrancano, attirano sotto di sé le acciughe che vanno in protezione dai gabbiani, non sapendo che sopra hanno i gabbiani, sotto hanno i tonni, e dal lato arriva la faina e li bastona. Quindi praticamente tu hai veramente, si riesce a riconoscere la mangianza dei tombarelli, perché ci sono tutti questi gabbiani imbrancati, tu arrivi con la barca, i gabbiani si alzano in volo, e a quel momento lì parte la schiuma e tu vedi proprio schiumare sotto, e devi lanciare il più velocemente possibile in mezzo alla schiuma, e di solito avviene la cattura. Okay. Quindi ci vuole un buon occhio, un po' di esperienza, e a volte, se non è sufficiente questo, ci vuole anche un binocolo per collegare un po' tutti i meccanismi che si devono collegare. Per quanto riguarda le lampughe, invece, per individuare i relitti, bisogna anche lì avere un po' di conoscenza del mare e capire quali sono le zone, e soprattutto tirare gli occhi bene per capire quali sono i relitti. Per esempio, i relitti da scartare sono il polistirolo o i sacchetti di nylon, i palloncini, che quella roba lì non viene mai seguita dalle lampughe, perché vengono trascinate dal vento molto velocemente, di conseguenza le lampughe non vanno sotto a proteggersi o comunque aspettare le prede. E invece un pezzo di legno, un tronco, una cassetta anche di plastica, un secchio possono essere indice che sotto ci sono lampughe, bisogna andare lì a provare, fare dei lanci, se saltano fuori, insomma.
Ottimo. Ho visto che c'era forse Corvo che aveva fatto una domanda. Ecco, boh, perfetto. Vai Joker. Vai Ale. Non c'era nessun altro prima di me. No, è andato, mi sa che era Marco che è andato via. Ah, poteva salutare forse. E ascolta, quando abbiamo incominciato, io poi ho smesso, tu hai continuato alla grande. Ah, è vero, cavolo, mi ero dimenticato che c'era anche te agli inizi, dai. Scusa, sì, che ho nominato prima, ma... Ah, ma scherzi, ci mancherebbe, non c'ho mica... Dimenticato che c'eri anche te agli inizi. Queste perché... qua io vai. No, i ricordi belli, ma il resto non ho altre ansie. Ascolta, il buon Mappi, mi ricordo che lui e Giovanni, insomma, quegli ragazzi che all'inizio ci facevano un po' la guida, usavano il GPS e puntavano delle posizioni sul GPS, avevano dei GPS dove riuscivano a mettere le posizioni, perché secondo loro le mangianze avvenivano spesso in quelle posizioni lì. A te risulta, con tanta esperienza, dopo tanti anni di esperienza? Allora, io ti dico, in realtà non è proprio così. Allora, il GPS serve per capire la zona in cui sta gravitando il pesce, perché magari avevano avuto le segnalazioni da qualche altro che gli aveva visto le mangianze lì in quel periodo. Ma io ti dico che da anno in anno cambiano anche di 6-7 chilometri le zone dove predano i pesci, capito? Non sono mai nello stesso punto identico. Più o meno, siccome il mare è molto vasto, molto probabilmente le zone delle mangianze variano a seconda di dove si spostano le correnti, che chiaramente non è che una volta sono qua e una volta sono a 200 chilometri, possono variare di 4-5 chilometri e a volte purtroppo i 4-5 chilometri fanno la differenza, perché tu fai fatica a vederli i pesci in 4 chilometri, cioè non è che vedi che è sempre eclatante come in Liguria, hai capito? In Liguria meglio Levante o Ponente? Per Levante e Ponente cosa si intende? Se intendiamo Genova o La Spezia, o è questo che intendevi come domanda? Perché ho visto che uno mi ha fatto meglio, sì. Boh. Ah, no, meglio, Cinque Terre o La Spezia? Ho capito, sì. Praticamente, guarda, io mi sono fatto un'idea di questo tipo. Secondo me la zona migliore è in Liguria, è la zona di Portofino, quella che abbiamo pescato anche io e Alessandro agli inizi, perché praticamente, quindi vicino a Genova, per capirci, quella lì è la zona migliore, perché lì c'è una sorta di cul-de-sac in cui c'è una curva del mare in cui praticamente i pesci vanno a finire lì in maniera abbastanza scontata, se vogliamo, e soprattutto ci sono anche delle correnti che portano più pesce foraggio lì, e soprattutto anche perché comincia da lì di solito le mangianze all'inizio stagione avvengono prima lì e poi arrivano giù a Porto Venere e La Spezia. È capitato degli anni che a Porto Venere e La Spezia non c'era un cazzo, perché avevano fatto poche mangianze lì a Portofino e poi sono andati via direttamente in alto mare, sono andati via senza costeggiare, rimanere sotto costi i pesci. Quindi se io dovessi scegliere uno spot, andrei a Portofino a pescare. E io dico Portofino, ma Santa Margherita Ligure, La Pallo, quella zona lì, io andrei lì. E ho parlato con amici che vanno a pescare anche a Genova, e anche lì la situazione è buona, solo che potete immaginare alla Genova quanta gente va a pescare, perché è un porto molto più grande rispetto a quello che c'è lì a La Pallo, per esempio, e di conseguenza trovi più competizione in mare e perde un po' la poesia, perché quella è una delle poche cose che posso dire di quella zona lì che non mi piace più tanto, è perché è tanto tanto frequentata da tante barche e a volte ci si disturba uno con l'altro quando si va a pescare, insomma, ecco. Ecco, Sardegna, io ho pescato anni fa, ma da riva non avevo ancora l'esperienza che ho adesso. C'è sicuramente da fare bene anche in Sardegna, però non so dirti i periodi migliori quali sono, anche se sono sicuro al 100%, perché per esperienze e anche per sentito dire amici che sono stati eccetera eccetera, che i periodi coincidono con quelli che coincidono qua da noi, cioè quando i pesci arrivano sotto costa arrivano anche in Sardegna sotto costa, quindi
maggio, e settembre-ottobre ci sono anche lì sicuramente le manzanze e anche le lampughe, per esempio. Io ho amici che hanno pescato sia lampughe, tombarelli che tonni lì in Sardegna nei periodi di settembre-ottobre, e sono sicuro che anche a maggio ci sono i tonni che vanno sotto costa anche lì, perché è proprio una cosa del periodo, probabilmente cambiano le temperature dell'acqua, le correnti, e portano il pesce, l'alimentazione sotto costa, insomma, ecco. Quindi più o meno quella è la zona. La Sardegna però non l'ho mai frequentata, quindi cioè, non ho mai pescato. Ho provato ad agosto, ancora 15 anni fa, senza risultati, ma anche perché ero lì con la famiglia, non ho pescato in maniera cattiva come sono solito fare, insomma, ero lì tranquillo e ho provato qualche oretta a girare, ma non ho trovato niente. Ecco, un'altra cosa importante, altre località che ho battuto, per esempio a settembre sono andato giù a Brindisi a pescare, mi sono fatto 2-3 volte con Ryanair il voli aerei, e facevo il weekend, e ho trovato anche lì le lampughe, anche veramente molto belle, praticamente zero pescatori. E però purtroppo lì c'era il problema un po' della mafia, perché finché ero lì, fatalità, sono stati rapinati e altri 2 posti. Poco buono. E quello è quello della... erano a fine stagione, poveretti. E quello che affittava le barche, dopo 2-3 giorni che sono andato via io, gli hanno fottuto il motore e altra roba, di conseguenza. Lì ho trovato questa roba, fai fatica a trovare anche quelli che affittano barche per questi motivi qua, insomma, in settembre. Se vai in agosto trovi le lampughe sicuramente, anche in Puglia, come per esempio in Calabria o in Sicilia, solo che appunto ci vogliono i riferimenti di quelli che affittano le barche, non è sempre così scontato trovarle. Infatti è una delle difficoltà maggiori che mi ha spinto a comprarmi il gommone, perché a quel punto lì ho detto: adesso se voglio andare in Puglia a farmi una settimana di vacanza, vado lì col gommone e vado a pescare. Buonanotte. Bene, molto bene. Questo è quanto, insomma. Adesso non so se avete qualche altra domanda. Ma no, serata molto completa, ottimo. A quante miglia le lampughe? Dipende dove peschi. Se peschi qua da noi nel Delta, devi andare a 10 miglia. 8-10 miglia. Se vai nel come si dice, in Liguria, le trovi anche a 200 metri da riva, e le mangianze in Liguria le ho trovate anche a 1 chilometro da riva, quindi mezzo miglio, cioè dipende proprio da dove vai a pescare. Lì a Brindisi le mangianze e le lampughe le ho trovate a 5-6 miglia, per esempio. Moltissimo dipende dal colore dell'acqua che stai pescando, quindi se è blu trasparente vai tranquillo che c'è il pesce che può fare le mangianze, ovviamente con un fondo decoroso almeno 15-20 metri, perché altrimenti non entrano dentro i pesci. Questa è la discriminante principale, sostanzialmente, perché tu appena trovi l'acqua blu nei periodi di stagione di pesca trovi anche i pesci che stiamo cercando, quindi lampughe e tomarelli in particolar modo. Bene. Molto bene. Bene, dai, direi che abbiamo. Forse c'è una persona che deve fare un'altra domanda. Orari migliori. Ok, e anche quello di Grosseto. Sì, di Grosseto so qualcosa. Praticamente Grosseto è una zona dove ci sono anche lì le mangianze, però diciamo che gli hotspot sono in Liguria. Appena vai a Grosseto comincia già a calare abbastanza pesantemente, cioè comincia a essere come nel Delta del Po, nel senso fai fatica, non è così scontato trovare i pesci. Lì a Grosseto ho sentito parlare bene di mangianze di palamite, per esempio, che diversamente da noi sono finite quando sono arrivati i tonni, però le palamite fanno mangianze completamente diverse dagli altri pesci predatori di cui ho parlato oggi. E hanno un modo di cacciare, fanno anche loro, mettono parecchio in agitazione il pesce foraggio. Quando praticamente arriva sotto foraggio, la palamita prende la palla d'acciughe da sotto, la prende e la apre. Avete presente le frecce tricolori quando fanno questo movimento? Ecco, sembra la stessa cosa, tu le vedi entrare dentro e
da un ceppo centrale si aprono in 50 pesci che vanno a cacciare. E questa è molto bello perché diventa anche un pesce molto sportivo, difficile da prendere perché rifiutano parecchio, poi hanno i denti, quindi se abbassi troppo il filo te la prendi. Sì, dotazione di sicurezza e coro. Per quanto riguarda il Grosseto, quindi ti ho detto, c'è sicuramente movimento, ma un po' meno che in Liguria, e comunque c'è da provare. Dotazione di sicurezza, ovviamente per la mia barca, sto cercando di avere il massimo delle dotazioni che posso avere sulla mia barca per evitare di prendere le multe, perché tu devi sapere che se non hai le dotazioni per esempio, se sei fuori le 12 miglia e non hai la patente nautica, le multa varia da 1.000 a 7.000 euro di multa, ok? Quindi quello è stato un motivo per cui io e mio amico Marco abbiamo fatto la patente 2-3 anni fa, oltre le 12 miglia, proprio per questo motivo, per evitare di poterci prendere la multa così elevata. Il mio gommone è tarato per andare oltre le 12 miglia, ma in realtà sul certificato io non posso andare oltre le 12 miglia. Ci vado comunque perché ho tutte le dotazioni di bordo. Se dovessimo mai fermarmi a farmi una multa, praticamente mi andrei a prendere una multa, mi pare, di 200 euro, che non è mai come se ti beccano senza patente nautica, che là vai, è finito di cantare. E diciamo che le dotazioni ho le dotazioni anche per oltre le 12 miglia, quindi ho la zattera, il rifrangente e altre cose che sono necessarie quando sei oltre le 12 miglia sul gommone mio. All'interno delle 12 miglia io sono coperto al 100% e ci vogliono un tot di salvagenti in base a quante persone hai in barca, e ci vogliono i razzi, ci vuole l'estintore, ci vogliono una serie di cose che sono necessarie quando si è in barca per essere prudenti, perché io lo dico sempre a tutte quante le persone, amici, perché bisogna essere prudenti quando si va per mare, come quando si va in montagna, è la stessa identica cosa, cioè a volte il mare sembra una stupidaggine, cioè sembra facile, sembra qua e là, però io ogni volta che esco guardo sempre le previsioni e appunto, sì, me lo ricordo, sì, il Rasta, poveretto. Io cerco sempre quando vado fuori di guardare le previsioni meteo in modo da sapere in anticipo quello che potrebbe succedere anche il giorno dopo, perché a volte non è detto che quello che succede il giorno dopo non venga anticipato per qualche motivo strano, e di conseguenza se il giorno dopo prevedono una mareggiata forte non vado fuori a largo o roba del genere, cerco di stare sempre abbastanza vicino e comodo a riva per evitare qualsiasi casino che possa succedere col mare, perché quando il mare si incazza, ragazzi, è brutto come la montagna, del resto, che quando c'è un temporale in montagna e tu sei ad alta quota e non l'hai previsto, devi essere vestito bene, devi avere tutte le tue robette giuste, no? E qua per il gommone, per la barca, è la stessa cosa, insomma, in mare bisogna essere molto molto prudenti. Sempre avere mille occhi e pensare sempre al peggio, anche se poi magari non succede, però bisogna pensarci sopra, insomma. Quello che vi dicevo prima degli occhiali, per esempio, da vista sembra una stupidaggine, però vi posso garantire che non è l'unica volta questa che ho visto una mosca finire negli occhiali di qualche persona, hai capito? Io, avendo gli occhiali da vista, sotto questo punto di vista sono un po' avvantaggiato, perché anche pescando senza sole ho gli occhi protetti, però è meglio avere gli occhiali da vista per da sole polarizzati, perché serve anche per poter vedere in acqua, insomma, ovviamente. Ah, orari e situazioni meteo migliori per le mangianze. Ecco, qua si apre una cosa che fa specie, perché non ho ben chiaro quali siano gli orari, cioè ho una sensazione di quali siano gli orari migliori, cioè la mattina molto presto, appena fa alba, dopo un quarto d'ora, 20 minuti che ha fatto alba, di solito cominciano le mangianze. A buio non ho mai trovato grosse soddisfazioni. Ho notato che, e questo lo sto capendo adesso, prima non gli davo tanto peso, ma l'ho capito gli ultimi anni, che dipende anche dalle maree, anche in mare, in alto mare, molto probabilmente dipende anche dalle maree, perché ci sono degli orari, che ne so, a parte le mangianze alle 8, parliamo di ottobre, no?
dalle 7:30 cominciano le mangianze e vanno avanti, che ne so, fino alle 9:30, 10:30. Poi a un certo punto cominciano a rallentare e durante il giorno pare che sia finito tutto. Cioè, mare piatto, non c'è più un gabbiano che gira, zero. E poi verso magari le 2:30 ricomincia tutto di nuovo, hai capito? E allora da lì ho sta supposizione che penso dipenda proprio dalle maree, che va a spostare i flussi di pesce e di microrganismi, e da lì si spostano anche le mangianze, perché le mangianze avvengono sostanzialmente molto semplicemente perché a un certo punto arrivano le acciughe o le sardine per o riprodursi o comunque per venire a mangiare il plancton, e a seconda dei periodi. E quando praticamente loro arrivano dietro, arrivano anche i predatori. Ovviamente ci vuole un po' di tempo perché si attivi tutta quanta la situazione in cui le prede vengono predate, si impallano e poi arrivano i predatori a cacciarle. Di conseguenza ci sono delle... Ma si attivano con mare mosso o piatto. Allora, è solo una questione, dal mio punto di vista, di noi pescatori. Cioè, io prediligo quando c'è il mare piatto, ovviamente, perché diventa tutto più facile, l'avvicinamento, non c'è vento che ti sposta la barca, riesci a individuare meglio i pesci e anche le micromangianze, perché a volte magari ci sono mangianze da 4-5 pesci che se c'è il mare mosso tu non le vedi. Invece con il mare piatto è così. E loro, io ti dico, ho fatto delle pescate eccezionali quasi sempre col mare calmo o comunque poco mosso, e qualche volta ho pescato anche col mare mosso e ho trovato i pesci anche in quelle situazioni, però ho fatto più fatica a prenderli. E loro, secondo me, non guardano tanto l'onda, ma guardano i periodi e le correnti marine più che il mare mosso. Loro quando devono mangiare, mangiano. Cioè. Ok, scusami, riguardo un'altra cosa, riguardo alla luna? Ecco, io la luna, qua mi fai una domanda a cui io non ci credo tanto, ti dico la verità, okay, quanto riguarda il blue water. Però tutti dicono che ha un senso anche quella roba là. Io guardo se è il periodo quello che mi interessa a me. Non guardo okay mai. Cioè, se è il periodo di settembre-ottobre, che ci sia luna piena o no, io vado fuori a pescare e solitamente non ho mai dato peso a quel discorso là. Okay. Per esempio, ci credo sul fatto che probabilmente i pesci con la luna piena di notte probabilmente si nutrono maggiormente. Però di giorno, dopo la fine, quando c'è il momento, loro mangiano. Cioè, se c'è... Okay. Anche sui tarpo mi avevano detto questa storia qua, sono andato anche in periodi top e poi alla fine si è rivelato quello che era, insomma, cioè non... è sempre un'incognita al mare. Ho capito. Però darti una spiegazione così dettagliata, insomma. Ok. Siamo rimasti pochi. Immagino, dai, abbiamo tirato tardi, ragazzi. Secondo me siamo alla fine. Sì, ma io direi che, guarda, io vi ho detto veramente tante informazioni, sono tutte esperienze di pesca, sicuramente posso essere smentito da chi è più bravo di me, però vi posso garantire che di esperienza ne ho abbastanza. Per quello che vi ho detto stasera non sono cose che ho... No, tanto. Era, cioè, roba che... esperienze dirette, insomma, ecco. No, una serata ottima, veramente ottima. Bene, dai, mi fa piacere, ragazzi, della chiacchierata e... grazie di aver ascoltato, che vi ho magari tediato un po', sono stato un po' prolisso su certi argomenti, però... No, grazie a te, sì. Erano necessari.